conferma. È cambiato pochissimo, ma qualcosa di molto importante è avvenuto, a mio avviso, nell'opinione pubblica. C'è una disponibilità molto maggiore e soprattutto una forte determinazione a denunciare tutti i casi di abuso dentro le strutture penitenziarie, così come fuori. Dunque c'è una sorta di maggiore vigilanza, di maggiore attenzione, di maggiore controllo sul comportamento degli apparati di polizia, il che è un passo avanti davvero significativo. Abbiamo avuto ieri una notizia molto importante che riguarda una vicenda anch'essa davvero importante, quella relativa alla morte di Giuseppe Uva, trattenuto illegalmente per ore in una caserma di Varese. La Procura Generale di Milano ha chiesto una condanna molto significativa per i poliziotti e i carabinieri che l'avevano trattenuto in quella caserma. E stiamo assistendo dunque a qualche apertura rispetto a un panorama precedente che sembrava non offrire possibilità di ottenere giustizia. Questo riguarda anche il caso di Stefano Cucchi, come è noto. Il caso di Aldo Bianzino è ancora più doloroso, perché qui si tratta, grazie in particolare all'impegno del figlio, dei legali e dei periti, di riaprire una vicenda giudiziaria che è stata chiusa in maniera del tutto insoddisfacente. Oggi questa è la nuova via che vogliamo percorrere. Ultima questione, cosa accadrà secondo te sull'ordinamento penitenziario? Temo che la situazione sia quasi irreparabilmente compromessa, è una sconfitta per tutti, perché quella riforma non solo era fondamentale, ma era ragionevolissima, serissima e soprattutto indispensabile, urgente per un sistema penitenziario italiano che è tuttora in condizioni fallimentari. E quella riforma offriva una possibilità di salvezza, direi. Ecco, mi auguro che l'ultima scadenza ancora possibile, che è domani, se non sbaglio, possa riaprire una vicenda che sembra chiusa nel peggiore dei modi. Ringrazio Luigi Manconi, grazie.